Fabrizio Corona e quell'incontro segreto con Belén Rodriguez, prima a casa di lei poi in hotel esclusivo. Fabrizio Corona sembra non possa stare senza la sua ex Belén Rodriguez. Così, almeno, si direbbe a guardare le foto che pubblica in esclusiva il settimanale Oggi, in edicola dal 19 aprile. Che ricostruisce anche i dettagli di un incontro che Fabrizio e Belén hanno cercato di tenere nascosto in tutti i modi. Soprattutto ai rispettivi fidanzati, Silvia Provvedi e Andrea Iannone. Entrambi lontani per impegni di lavoro. Prima a casa poi in hotel il settimanale Oggi in edicola, dunque, ricostruisce l'incontro tra Fabrizio Corona e Belén Rodriguez. Il primo dopo che il re dei fotografi è uscito dal carcere. E Oggi pubblica anche le immagini esclusive e inequivocabili dell'appuntamento. Con un retroscena, prima, Fabrizio si presenta a casa dell'ex fidanzata ma si accorge della presenza dei paparazzi e decide di andarsene. Poi, i due si incontrano finalmente in un lussuosissimo hotel di Milano. Dove restano per un intero, e lunghissimo, pomeriggio e i fidanzati sono lontani in quei due giorni, la fidanzata di Fabrizio Corona Silvia Provvedi e il fidanzato di Belén Rodriguez Andrea Iannone. Sono lontani da Milano, la prima è a Roma con la sorella per un evento speciale. Il secondo è impegnato con il Gran Premio di MotoGP. Insomma, Fabrizio e Belén non hanno lasciato nulla al caso e